Ragazzi, sì, sono venuto nonostante sia bel tempo oggi, perché voi lo sapete che noi vampiri non ci muoviamo. Però mi sembrava giusto e delizioso essere qui con voi oggi, rischiando di diventare tutto perlinato, anch'io. Ma io ho detto che era sudore, per cui la gente non ha capito. Gli occhi rossi li ho dipinti. Ma non siamo tanto differenti. Proprio uguale ad Edward, scusa, senza offesa. No, perdonami. Adesso io meglio di lui sono. Vabbè. Meglio di Edward, perché io sono qui e Edward non c'è. No, Edward è bello. No, oggettivamente, ragazzi. Edward è bello. Però devi andare vicino a Washington, ma Forks. Qual è la cittadina? Forks. A Cuccia. Forks. Certo. Forks. No, Edward sta lì. Ma poi... tu ti fidanzeresti con un vampiro, tesoro? Sì. Ma poi rischi di vedere... ma è freddo quando lo abbracci. Metterò un paio. Eccola! Disposti a tutto! Sì, ma ci sono anche i ragazzi, non solo, ma tutte donne? No! Tu cosa sei? No, perché ci sono dei ragazzi anche, eccoli qua. Le donne ovviamente loro sono attratte. Io vorrei vedere veramente quando tu presenterai a mamma un vampiro. Mamma, ti presento il mio fidanzato. E quello va, buongiorno signora, la carne come la preferisce? Beh, che domanda. È cotta? No. Chi crea il vestito da sposa a Bella? René, Alice o Alice? Allora, ho capito. Posso sbagliare? È un errore grave. È perché non me lo ricordo io, sinceramente. Alice. Voglio dire, a scuola tutti, ma io vi voglio vedere. Se la mai domani la professoressa dice: bene, parliamo del risorgimento. Garibaldi! Gli strillate? Allora. René, quella? Oppure uno stilista famoso? O Rosalie? Ho sbagliato l'accento. Secondo voi chi? Siete un gruppo unico voi. Alice, esatto. Prego, ritirare il premio. Oh, altro gruppone.